Vediamo oggi questo nuovo concetto. Generale, quando parliamo di ciclo, intendiamo quindi un'operazione ciclica, diciamo delle fasi cicliche in generale, intendiamo un qualcosa dove abbiamo un punto di partenza, diciamo A, e dopo varie fasi torniamo a quello stesso punto. Va bene? Quindi un'operazione ciclica, o ripeto, un evento ciclico, è un qualcosa che si ripete. Potremmo dire banalmente la ciclicità del giorno, no? Cioè tra esattamente 24 ore ritorneremo all'orario di adesso, le 11:34. La ciclicità dei mesi, quindi ogni 12 mesi, la ciclicità degli anni, quindi si torna alla data del... Oggi che cos'è? 23 di gennaio, esattamente tra un anno. Quindi di operazioni cicliche, o se giusto ma per fare un'altra analogia, un altro esempio, immaginate i moti circolari uniformi, sono dei moti ciclici, cioè nel senso che un corpo parte da un punto, dopo un giro completo si ritrova in quella stessa posizione. Questo giusto per dare l'idea della ciclicità in genere, che può riguardare, come abbiamo detto, i tempi o i moti in generale. Qui invece andremo a vedere la ciclicità intesa come trasformazioni. Beh, se noi abbiamo, immaginiamo un gas, no? Quindi rappresentiamo adesso un po' ciò che può avvenire sul piano di Clapeyron, quindi il piano PV. E immaginiamo che partiamo da una certa condizione, quindi dove quel gas ha una certa pressione e un certo volume. E immaginiamo che quel gas venga in fasi successive sottoposto a diverse trasformazioni, quindi tipo trasformazioni isoterme, trasformazioni isobare, isocore e via dicendo, o adiabatiche pure. Se dopo tutte queste varie trasformazioni noi ritorniamo alla condizione iniziale di partenza, abbiamo effettuato un ciclo termodinamico. Giusto per fare un esempio, Professore, è lo stesso concetto di Lalouze. no, non è lo stesso assolutamente. Poi, vabbè, semmai ne riparliamo. Immaginate, per esempio, che avvenga questo tipo di trasformazione, CD, e poi dove, giusto per almeno potremo descrivere meglio le cose, immaginate per esempio che la trasformazione indicata tra A e B sia ad esempio un isoterma, o lo scriviamo anche vicino. Va bene? Quindi immaginate una compressione di questo gas che quindi passa da certe determinate condizioni di pressione e volume, quindi che qui è indicato nel punto A, a quelle indicate nel punto B, quindi dove, come in questo caso, la pressione è diminuita e il volume invece è aumentato. Poi da B a C, beh, vedete, se è una linea verticale, quello è un tratto di isocora, no? Cioè ciò che è rimasto costante in quel pezzo di trasformazione il volume. Quindi immaginate che abbiamo in qualche maniera, per esempio, abbassato la temperatura di un gas, quindi nella trasformazione, dicevo, tra B e C, bloccato il pistone che mantiene quel gas dentro. Beh, abbassando la temperatura sappiamo che si abbassa la pressione, perché vedete, la pressione sarà passata dalla PB, che più o meno sarà qui, alla PC. Poi dal punto C, quindi sempre lo stesso gas, che ne so, potremmo fare un'espansione isoterma adesso, quindi il gas che prima avevamo compresso, adesso in qualche maniera piano piano lo riespandiamo, quindi il tratto di curva tra C e D, quindi per esempio, allora dicevamo questa qui è un'isocora, immaginiamo qua sempre un'isoterma, ma sia chiaro ragazzi, questo è un esempio. Nell'ultimo tratto, da D ad A, quindi quello che ci permette di tornare alle condizioni, immaginiamo un altro tratto in cui ci sia un'altra isocora, perché anche qui vedete il volume rimane costante, quindi lo indico a fianco, quindi isocora.
Beh, per una trasformazione così elencata, vedete, in realtà non c'è più una sola trasformazione, ma ce ne sono state quattro. Però dopo le varie fasi, da B a C, da C a D e da D ad A, noi siamo tornati alle condizioni iniziali. Perché al momento in cui torniamo a questa pressione iniziale, diciamo P0, e a questo volume iniziale V0, va bene? Abbiamo compiuto un ciclo, ok? Quindi i cicli termodinamici li possiamo proprio immaginare come questo gas che ce l'abbiamo nel nostro contenitore sollecitato di volta in volta con trasformazioni diverse. Quindi, ripeto, in questo esempio che ho voluto fare ci abbiamo fatto due isoterma, però la prima era una compressione isoterma, quindi vediamo questa qui, una compressione. Quest'altra invece è stata una espansione isoterma. Va bene? E invece nell'altro due casi due isocore, dove nel tratto tra B e C abbiamo abbassato la temperatura, invece nel tratto tra D ed A l'abbiamo rialzato la temperatura per far riaumentare la pressione. Quindi il dato sostanziale è quello che siamo riusciti a chiudere un ciclo. Giusto per chiarirci, non tutte le trasformazioni, ragazzi, sono cicliche. Immaginiamo banalmente una cosa: un gas viene preso e tramite pure, insomma, una fiamma, un accendino, viene combusto. Beh, quel gas, secondo voi, ci potrà essere una trasformazione ciclica? Cioè, c'è il modo per, dopo che è stato combusto, per farlo ritornare a gas? Sicuramente no. Quindi non tutte le trasformazioni. Se io prendo un pezzo di legno, no? Lo brucio nel camino, non c'è una trasformazione ciclica che anche provando a invertire le cose mi fa tornare quel pezzo di legno. Quindi molte trasformazioni sono monodirezionali, cioè non permettono questa cosa. Invece, giusto per darvi un'altra idea di ciclicità, prendo l'acqua, la porto a 0 gradi, diventa ghiaccio. Se quello stesso blocco di ghiaccio lo riporto a una temperatura, che ne so, di 20 gradi, che succede? Ciclicamente ritorna allo stato liquido. Va bene? Quindi quella che ho appena descritto, ripeto sempre per fare un esempio, è una trasformazione ciclica, cioè acqua che dallo stato liquido passa allo stato solido e ritorna allo stato liquido. Va bene? Quindi non è scontato, questo volevo sottolineare, che una o più trasformazioni siano cicliche, cioè potremmo avere delle condizioni di partenza in cui possiamo tornare ed altre invece in cui non possiamo ritornare. Ok? Quindi questa è la differenza tra la ciclicità e la non ciclicità. Quindi alcune trasformazioni, infatti quelle non cicliche, solitamente vengono indicate come irreversibili, cioè, ripeto, immaginate la combustione di legno e farlo in qualche maniera ritornare legno. Va bene? Invece per i gas con le varie trasformazioni, chiaramente nei cicli quali sono le trasformazioni che adopereremo? Beh, adopereremo le trasformazioni isoterme, quelle isobare, quelle isocare e le adiabatiche. Quindi un po' con questi quattro tipi di trasformazione possiamo agire sul gas, quindi una volta riscaldandolo, una volta raffreddandolo, una volta comprimendolo, una volta espandendolo, possiamo agire in maniera che questo venga riportato in qualche modo nelle condizioni iniziali.